questo è il metodo che stiamo utilizzando per tutte le costruzioni che voi vedete, per tutti i pezzi che voi vedete, è il metodo che stiamo utilizzando per produrli. Questa è la produzione di questo, è il positivo di questo negativo qua. Quindi c'è prima il modellato, viene fatto in creta, viene elaborato in creta dal nostro scultore, insomma dal modellatore, poi viene fatto il collaggio della gomma, a cui viene applicata questo gesso che è di supporto perché la gomma rimane morbida. Nel momento in cui tutto questo è pronto, noi utilizziamo il materiale che già sapete, il gesmonet, che sarebbe questo liquido insieme alla polvere, un bicomponente, e la fibra di vetro per renderlo più solido, e questo è il risultato. È iniziata la posa dell'apparato decorativo della volta di sala, che terminerà da qui al prossimo mese, e a cui poi seguiranno le finiture e i ritocchi. È terminata la posa in opera della struttura dell'arcoscenico, che potete vedere, e l'arcoscenico poi verrà intonacato e sarà anch'esso oggetto di posa in opera dell'apparato decorativo. Una volta terminata la volta di sala, si proseguirà scendendo con la posa di tutte le cornici in oggetto e dei decori e dei fregi. Dunque, sono iniziati i lavori di decoro nella volta del Teatro Galli, sì. Ci può raccontare un po' come stanno proseguendo? Sì, direi che per noi in maniera assolutamente soddisfacente, nel senso che abbiamo iniziato con la rasatura del soffitto e con la pittura, questo una quindicina di giorni fa. Adesso siamo passati alla tracciatura delle linee per poter montare poi tutte le parti decorative che abbiamo preparato nel laboratorio di Roma, e all'inizio di questa settimana abbiamo iniziato con il montaggio dei pezzi, che al momento, come potete vedere, almeno per noi risulta essere preciso e molto soddisfacente. Stiamo andando con grande cautela perché la cupola non è estremamente regolare come misure, quindi cerchiamo, i pezzi sono tutti con delle misure estremamente precise, quindi stiamo andando con grande cautela pezzo per pezzo per cercare di arrivare alla fine della cupola con la precisione massima, però per il resto mi sembra che il risultato parli da solo.